grandi amici di YouTube, ben ritrovati qui su canale 16 Music, ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Come avete visto dal titolo, sarà un video di quelli in cui andiamo a chiacchierare sui giochi che usciranno per quanto riguarda la pallacanestro nel prossimo anno videoludico, nel senso da giugno a giugno, tendenzialmente da un E3 all'altro. Visto che gli anni scorsi non abbiamo potuto fare su quello su NBA Live, perché non avevo idea che potessero rifarli, ora che sappiamo che NBA Live 19 ci sarà, mi pare giusto, da consumatore e da utilizzatore, non per molto bisogna dire, però giocato, ci abbiamo giocato un po' NBA 2018, voglio farvi sapere la mia su NBA 2019. E voglio che voi nei commenti, intanto lasciate un mi piace se siete d'accordo con me, se vi piace questo video, e nei commenti fatemi sapere immediatamente la vostra. Adesso in sottoimpressione imparerà un po' di gameplay che ho registrato io. Adesso dopo aver parlato andrò a fare due partite, così vi metto qualche clip qua e là per vedere di cosa sto parlando. Fatto sta che NBA 2018 io l'ho pagato 10 euro perché l'ho preso a gennaio, molto dopo l'uscita, perché ero tentennante. Temo sarà una cosa che farò anche per NBA 19. È uscito un primo trailer e non è che ci sono scomposti molto, diciamo. È praticamente il trailer del 18 ampliato, ecco, per capirsi. Quindi andatevelo a vedere, ma tranquilli, non vi siete persi niente di incredibile. Piccola parentesi, arriverà anche il video sulle cose che voglio di NBA 2K19. L'ho già detto e probabilmente sarà anche più di un video, perché quest'anno le cose sono veramente tante da dire, eh? In questo caso invece basta un video solo, perché da un certo punto di vista le cose sono meno da dire, in quanto le idee di NBA 2018 battono 100-0 quelle di NBA 2K18. E non è questione di gusti. Non è che io preferisco la EA rispetto alla 2K, è un fatto, cioè è un dato oggettivo. Le idee di NBA 2018 sono 10.000 volte meglio di quelle di 2K18. Poi però c'è anche il gioco, che non è assolutamente allo stesso livello, a parte invertite, nel senso che quello della 2K è nettamente meglio, pur essendo forse il peggior 2K mai creato nella storia dell'umanità. Cosa intendo con questo? Intendo dire che la storia della carriera, con i campetti, il fatto che tu sei infortunato, devi ricostruirti, diciamo, la nomea di giocatore importante, la carriera in NBA dopo un infortunio, andare a giocare nei campetti per creare l'hype di strada e l'hype della Lega, è un'idea molto interessante, innovativa, diversa, che veramente ti prende, è figo, il Comeback Kid è un soprannome figo per il giocatore. Ci sono vari archetipi abbastanza ben distribuiti, magari forse c'è qualcuno overpowered, ma non lo so perché non ho giocato abbastanza per dirlo, magari sì, ma mi sembrano abbastanza diluiti. I campetti sono fatti bene, mamma mia, il pubblico è fatto bene, ti gasa, è bello, bello, la Drew League, che spettacolo. L'NBA non bellissima, ma comunque è fatta decentemente bene, la carriera è veramente bella, cioè aumenti i cosi, ti danno le cose gratis, sblocchi il giocatore, sblocchi, diciamo, i cartellini che sono i tratti, puoi cambiarli, ne puoi sbloccare uno in più, ne puoi mettere in varie combinazioni che ti danno dei bonus, puoi farlo in maniera per l'attacco, in maniera per la difesa, bilanciato, quelli per il parco, quelli per la lega, per il parco, scusatemi, per i campetti. È interessante, sono veramente idee molto interessanti. Il problema di NBA 2018, e spero che questo migliori NBA 19, e poi il gameplay, che è un po' macchinoso, no? Tante belle animazioni, perché c'è da dire tante belle animazioni, i crossover sono belli, i layup contestati sono molto molto belli, anche le finte, i passaggi spettacolari sono belli, belle animazioni, peccato che sono un po' messe nel gioco ad casum de canis, no? Cioè succedono alle volte delle cose che tu vuoi fermare il tuo giocatore, ma il tuo giocatore va perché ormai l'animazione è cominciata e va non si sa bene dove. I giocatori sembrano un po' che pattinino sul parquet, non so se anche voi avete questa sensazione. Non corrono, non so, sembra un po' quel pattinaggio che c'era su PES, nei vecchi PES, che sembrava che scivolassero sull'erba e così sul parquet o sul cemento, a seconda di dove stiate giocando. I giocatori sono un po' sproporzionati, nel senso che tante volte vedi una Isaiah Thomas col corpo un po' troppo grosso e poi la testa piccolina. Queste cose qui, ho visto video in cui Isaiah Thomas salta oltre il ferro per prendere alley-oop o per stoppare delle persone, non proprio il massimo, ecco, queste cose qui. Quindi c'è tanto da migliorare nel gameplay, però sono molto fiducioso, perché dal trailer hanno fatto vedere che il concetto del gioco sarà molto simile,
con un qualcosa dei campetti, e sembrerebbe che si espanda anche al resto dell'America. Sembrava qualcosa delle favelas del Brasile, magari in Europa, tornei online, magari qualcosa del genere, o semplicemente sfide anche del tour, diciamo, Pro IM in Europa. Sembrerebbe molto interessante. Spero quindi che prendano le cose buone dell'anno scorso, le mettano nel gioco di quest'anno, facciano una storia abbastanza interessante e credibile, come era quella dell'anno scorso, e poi migliorino tanto il gameplay, perché è lì che c'è da lavorare. Qualche youtuber americano ha già messo qualche gameplay di 2019, non si vede questo grande miglioramento. Ovviamente ci vogliono ancora, cioè sono ancora 2 mesi prima dell'uscita, parlo delle 3, adesso ormai 1 praticamente. Però insomma, il potenziale c'è. Spero che con i nuovi trailer, con i nuovi gameplay, mi facciano venire voglia di comprarlo al day one, NBA Live 19, e non a gennaio quando costa 10 euro, perché a 10 euro non si può non prenderlo, diciamolo. Spero in un Ultimate Team migliorato, più simile a FIFA, diciamo, visto essendo EA Sports. Lo è già, ma con più contenuto. Più contenuto, più sfide, più partite, più cose, più... insomma... più cose, più contenuto, che è quello che fa la 2K, solo che la 2K fa solo quello, solo carte su carte su carte. E poi se vuoi giocare con uno a caso per provare la tua rosa, perché vuoi provarla senza andare a giocare direttamente il Road to Playoff, o come lo chiamano di anno in anno, non puoi, per motivi misteriosi. Ma questo non è il video sulla NBA 2K. Torniamo a NBA Live. Sono belle come hanno fatto il coso delle scarpe con il loot, praticamente, diciamo, no? Epico, leggendario, raro, non raro, comune, queste cose qui. Apri le box e trovi i vari tipi di scarpe, queste cose qui. È bello, mi piace questa cosa. Cioè, pur essendo anche poi da in là alle microtransazioni, scusatemi, è vero ed è una cosa negativa. Però piuttosto che farti prendere 5-6 mila VC, che sono tipo 5 euro, no, nel senso 2,50 euro magari per un paio di scarpe, magari apro qualche pacchetto che guadagno giocando, forse è meglio, non lo so, questo non lo so. Le microtransazioni sono un male comune, però insomma ormai bisogna farci l'abitudine. Non parlando di queste cose qui, comunque parlando del gioco... c'è veramente tanto da fare, quindi non credo che NBA 19 sarà il gioco perfetto di EA Sports. Però, se partono, come detto, dalle buone basi dello scorso, migliorano il gameplay, no? L'ambientazione è già bella, il pubblico è già bello, insomma, non credo ci sia niente di cui... Quello che secondo me devono migliorare tanto, l'ho provato poco, ma poco anche perché non mi è piaciuto, è la modalità, diciamo, associazione, quello che potrebbe essere MyGM, che è veramente poco, poco messo nel dettaglio. Cioè, non ci sono neanche proprio dei dialoghi, simuli delle partite, cioè, è proprio fatto male a mio modo di vedere. Quindi quello forse è una cosa, è vero, poco utilizzata dagli utenti, però per quelli a cui piace, sicuramente è una cosa che non è neanche lontanamente al passo con la 2K. Almeno dal mio punto di vista, ma anche oggettivamente, se ce l'avete NBA 18, provate. Non ti dà... è complicato, cioè è complicato trovare le cose, simulare le partite, intervenire, è complicato. L'ho trovato veramente veramente complicato quelle 2 volte che l'ho usato. Dici vabbè, 2, sei un mongoloide, è ovvio che non ti sei abituato con 2, ma se tu provi a farlo per la prima volta in BDK18 lo fai in un attimo, perché è veramente è molto molto più semplice. Quello che sicuramente mi piacerebbe vedere a livello grafico, l'unico miglioramento che vorrei effettivamente vedere, è dei body type migliori. E dal gameplay, quello che ho visto alle 3 di NBA 19, non mi sembra che mi stiano accontentando più di tanto. Vorrei vedere dei giocatori che non sembrano, no, con la scopa super il buco del... che corrono tutti incastrati, o che, per dire, fanno delle animazioni strambe. Vorrei vedere più come se i muscoli fossero rilassati, come se avessero dei muscoli sempre rigidi, che avere i muscoli rigidi ti fa correre in questa maniera qua. Non so se ci capiamo, forse non sto dicendo minchiate, però mi dà questa sensazione qua che siano dei manichini rigidi portati nel gioco. Magari con un anno in più di sviluppo, col mocap, sono riusciti a fare delle cose migliori. Anche le facce le vorrei un po' più belle. Le divise mi sembrano già a posto, su quello non c'è niente da dire. Insomma, non ho hype, perché non ho hype per nessuno dei due giochi di NBA, tantomeno per 2K.
Però ci spero in questo 2019 perché non sembra male, voglio dargli una speranza, voglio provare magari a giocarci un po' di più quest'anno. Spero che la storia non mi deluda. Magari, ecco, mi piacerebbe vedere qualche animazione in più, come, pur essendo puttanate queste rispetto al gameplay totale, però sono sempre carine da avere e fanno un po', no? Le rendono un po' più divertente il gameplay. Qualche animazione in più, magari dopo il canestro, dopo la schiacciata, dopo la tripla, dopo il crossover, queste cose qui, o magari qualche handshake da mettere all'interno delle partite online, qualcosa del genere, sempre da trovare magari nelle casse, da sbloccare con gli upgrade, sarebbe carino, non fondamentale, ma bisogna dire che rende comunque carino poi il gameplay. Su questo non ci piove. Quindi niente raga, fatemi un po' sapere la vostra. Vi ho detto un po' di cose che mi piacerebbe vedere. Aspettiamo e vediamo quando magari uscirà un vero e proprio gameplay trailer. Lo andremo magari a fare un switch in reacts, come anche per quello di 2K, o magari ne parleremo in separata sede in un altro video. Insomma, vedremo cosa succederà. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un mi piace, come ho detto all'inizio, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, comunque arriveranno sia la beta, il prelude di NBA 2K19, sia la beta, o se gli danno un nome diverso, di NBA Live 19. Ragazzi, fatemi sapere la vostra, iscrivetevi, mi raccomando, un bel mi piace, ci vediamo domani con un nuovo video. Bella!